Ciao a tutti e a tutte dal vostro Andrea Cartotto, Official Trainer PanQuiz per l'Italia. Per motivi di salute non ho potuto accompagnarvi, hopla, come formatore per l'ultimo modulo del bel corso gratuito per tutti i docenti che trovate su venitecome.it. Che vi permette di certificarvi docenti PanQuiz. Io ho questo super badge, ma in realtà la certificazione suddivisa su livelli dà appunto la possibilità di commutare gratuitamente il proprio account in un account PanQuiz Premium. Tra i vantaggi offerti dall'account PanQuiz Premium, quello che ora vi racconto, perché la funzionalità di poter, rullo di tamburi, estrapolare da un video con le funzioni di intelligenza artificiale integrate in PanQuiz un questionario con domande pertinenti e tematiche è veramente una funzione super ed è altrettanto facile sperimentarla. Come possiamo fare? Beh, seguite questo mio videocorso qui sul mio canale e anche all'interno di app.panquiz.com, cliccando sull'icona dei videocorsi. Come potete vedere, entrerete dopo esservi gratuitamente certificati e certificate su PanQuiz Premium e imposterete un questionario in maniera normale. Se volete ripassare la procedura o semplicemente apprenderla, trovate qui sul mio canale e sul sito di PanQuiz i videocorsi ufficiali. Guardate, io clicco su Crea nuovo. Poi scelgo questionario. Sapete essere questa la modalità idonea per poter preparare anche con l'ausilio di Mr. PanQuiz, il motore AI di PanQuiz, una vera verifica digitale. Clicchiamo sul più in basso a destra. E andiamo a scegliere la funzionalità che vi ho già illustrato appena è nata, cioè chiedi a Mr. PanQuiz, funzionalità che ci permette di usare il motore di intelligenza artificiale. Guardate che spettacolo e con quale semplicità. Si carica la modalità introduttiva sulla intelligenza artificiale in PanQuiz. Io chiedo a PanQuiz di propormi tre domande facili, ognuna con tre risposte alternative, con spiegazione, cioè feedback della risposta esatta in lingua italiana, ma questa volta non lascio la tendina su argomento, come mi avete visto fare in altre circostanze. Clicco la tendina, clicco video e vado a fare che cosa? Beh, apro preferibilmente il portale molto noto per i nostri video e dunque YouTube. Apro un videocorso tematico, ad esempio, colleghi e colleghe di lettere o docenti scuola primaria, troviamo la Divina Commedia in 3 minuti. Realizzata da Fantateatro, una durata breve indicata anche per una lezione capovolta. Clicco su Condividi sotto il video, mi raccomando, non prendiamo l'URL in alto. Clicchiamo su Copia ed abbiamo estrapolato il nostro URL, cioè l'identificativo esatto di questo video. Torniamo, quindi posizioniamoci nella nostra funzione di PanQuiz e semplicemente cliccando con il tasto destro e poi con il tasto sinistro su Incolla, incolliamo l'URL appena copiato. A destra poi precisiamo quale sia la lingua del video. Naturalmente andiamo a scegliere italiano, che come vedete è già in grassetto dunque come lingua predefinita. Ricordiamocelo un po' a proposito di PanQuiz, app italiana,
realizzata da un italiano, l'amico Paolo Mugnaini, con target la scuola italiana. Clicchiamo su vai e lasciamo che il motore di intelligenza artificiale di PanQuiz faccia il suo corso. Il risultato sarà davvero mirabile. Attendiamo la elaborazione della intelligenza artificiale generativa e scopriremo questo. Guardate e pensate alla spendita in numerose discipline e pressoché in ogni ordine e grado di istruzione, ad esclusione della scuola dell'infanzia per sole ragioni di autonomia e di età degli alunni e delle alunne. Abbiamo già anche il cappello introduttivo, comodamente generato dalla IA. Clicchiamo su Includi, se lo desideriamo. Clicchiamo Seleziona tutte, se riteniamo che le domande siano pertinenti, cioè ben estrapolate dal video, ma il risultato, ripeto, è davvero eccellente. E abbiamo addirittura una tendina, ho spostato il mio faccione per mostrarvela bene, anzi abbiamo un cursore, un interruttore blu, che ci chiede se vogliamo includere il video originale come messaggio visualizzato prima dello svolgimento. Cosa volere di più? Clicchiamo su Usa tre domande e la nostra verifica che parte da un video e vede domande con risposte a scelta multipla estrapolate e generate interamente dalla IA è pronto. Una bella novità, non l'unica, vi consiglio assolutamente di certificarvi con i vari livelli di PanQuiz, ricordo il sito veniteconme.it e la verifica è fatta. Quanto a me, Andrea Cartotto, official trainer PanQuiz per l'Italia, vi do già appuntamento al prossimo videocorso. Ciao!